Vai. Buonasera a tutti, uno dei momenti, nonostante insomma il meteo, più importanti del cartellone del Natale viterbese, non tanto perché quello che stiamo per fare sia particolarmente natalizio al di là del rosso del drappo, quanto perché rappresenta un momento per noi fortemente simbolico. Abbiamo raccontato a più riprese e continuiamo a mettere in fila tutti i tasselli che ci permetteranno di ribadire e rendere reale quello che per noi è un punto fermo, cioè il rilancio del centro storico, del cuore centrale della città. Abbiamo sempre detto che lo avremmo fatto attraverso varie strategie, una in parte l'avete vista adesso in questo momento di gioia e di festa all'interno delle vie del centro, ma quello fondamentale è puntare sul decoro della città. E uno dei temi fondamentali che ci siamo posti è stato proprio quello di cercare di ridare vita alle vetrine dei negozi sfitti. Ora, su idea e proposta dell'assessore Silvio Franco, questa iniziativa di vetrine in mostra che parte oggi e che in realtà è la fine di un percorso che ha coinvolto tantissimi, ora poi Silvio ci racconterà i dettagli, tantissimi proprietari degli immobili commerciali del centro storico, è solo che un punto di partenza. Noi abbiamo pensato questo, ci siamo detti, siamo arrivati e abbiamo detto: a regola potremmo cominciare a partire a fare le multe, perché esiste un regolamento che impone agli esercenti dei locali commerciali tenuti sfitti di mantenerli decorosi. Se questo non viene fatto, si possono elevare delle multe. Però siamo detti, vabbè, facciamo così, diamo una possibilità di rilancio prima, facciamo sì che l'amministrazione sia proattiva nel dire: diamoci tutti una mano, noi ci mettiamo il nostro. E in tanti hanno aderito, fermo restando che poi continueremo a dare questa opportunità fino alla fine di gennaio, e poi chi non aderisce è giusto che venga sanzionato. Ecco, Vetrine in Mostra nasce così, nasce dalla volontà di far rinascere, di far rivivere, di migliorare il decoro del centro storico, non fine a se stesso ma raccontando la storia della città. E quindi ho il piacere di lasciare la parola all'ideologo, diciamo, ma anche all'ideologo di questo, una sorta, sì, all'ideologo di questa, di questo progetto, ma anche all'attuatore materiale, perché poi è stato concepito, vedrete tra poco, tireremo giù il drappo che racconta la mappa di tutti questi spazi all'interno della città, che non sono soltanto un orpello, non è soltanto un vezzo estetico di decoro, ma è una riscoperta della Viterbo che fu. Quindi un grande applauso va all'assessore Silvio Franco, a tutta la squadra come sempre, perché poi ognuno di noi è un elemento all'interno di un team che funziona, e ti lascio Silvio la parola per raccontare questo bellissimo progetto. Grazie, grazie di tutto quello che fai ogni giorno. Grazie, grazie Chiara, grazie a voi che siete qui. E vabbè, per me è un momento molto significativo e importante, perché al di là del tempo che questo progetto ha richiesto dal momento in cui è stato ideato a oggi, che vede, diciamo, non dico la conclusione, ma un momento importante, un momento di fine almeno della prima parte del percorso, e le ragioni per cui, diciamo, sono molto emozionato anche di essere qui e di tirare giù il nastro, sperando poi che venga giù in modo anche formalmente elegante, è che, diciamo, questa iniziativa tocca diversi aspetti di quella che è un po' la nostra visione di città. Ovviamente, come diceva la sindaca, c'è alla base la volontà di riqualificare degli spazi del centro storico. Sappiamo che purtroppo molte attività commerciali sono chiuse, è purtroppo da un lato un elemento fisiologico di tutti i centri storici delle città italiane, dall'altro Viterbo sicuramente ha qualche elemento in più che penalizza
questo percorso, il fatto che il centro storico si è spopolato in maniera significativa, il fatto che ci sono dei centri commerciali a ridosso del centro, tanti motivi di carattere economico, di carattere commerciale, sui quali però non è il caso di soffermarci. Quindi c'è sicuramente questo aspetto di riqualificazione, ma poi c'è anche altri aspetti. Un aspetto è sicuramente quello di culturale, diciamo così, quindi la volontà di realizzare una mostra vera e propria. Questo è il motivo per cui abbiamo scelto questo nome, Vetrine in Mostra, perché è un'idea di fare una mostra all'aria aperta, una mostra che i cittadini e i turisti possono godere camminando per le vie del centro. E quindi, anche se volete, ecco appunto un aspetto culturale, abbiamo messo molto tempo e molto impegno per cercare delle foto che fossero anche esteticamente e qualitativamente belle, quindi dessero anche non soltanto una visione, diciamo così, gradevole, ma anche un portato culturale. E poi ovviamente c'è anche una cosa a cui tengo molto e che spesso dico quando mi capita di parlare in pubblico di Viterbo: io purtroppo non sono più giovanissimo e ho vissuto Viterbo insieme a mio padre quando camminavamo per queste vie. Io sono nato a Piazza della Morte e mio papà era professore al liceo classico e poi al liceo scientifico, mi veniva a prendere sia all'asilo che all'elementari. Noi scendevamo da via dell'Orologio Vecchio e poi mio papà o andava da Schenardi a giocare a scacchi oppure si fermava dal giornalaio Busic a parlare, a comprare i giornali, e io seguivo papà e incontravo, a parte i suoi amici, ma avevo un'idea di una città viva, di una città in cui si discuteva, una città in cui ci si incontrava ai caffè, si parlava. Ecco, quello che abbiamo cercato nello scegliere le foto di questo Vetrine in Mostra è proprio questo racconto di Viterbo com'era e come vorremmo che tornasse ad essere. Ovviamente il tempo è passato e non si può tornare indietro con la macchina del tempo, però recuperare quella socialità, quei momenti di incontro, quelle vie piene di gente, quell'occasione di relazioni sociali e di confronto, quel caffè che era l'occasione per vedere persone che non vedevi da un po' e parlare di tutto, ecco, questo un po' si è perso, un po' sono i centri commerciali, un po' è Netflix, un po' è Amazon, sono tanti motivi diversi su cui ovviamente non è il caso di parlare in questo momento, però io vorrei che i cittadini, soprattutto camminando fra le vetrine, riscoprissero quello che un centro storico può essere e anche questo possa fungere da stimolo per ripopolarlo, per rilanciarlo e per farci tornare quella vita che è fondamentale. Ci ho detto, vi dico in due parole in cosa consiste questa mostra. È stato un percorso lungo, come vi dicevo, perché è stata complessa la fase di contatto con tutti i proprietari dei negozi, è stata complessa la fase di reperimento delle foto, e qui un ringraziamento importante a Mauro Galeotti, che, con il quale siamo stati in contatto e che a più riprese ci ha fornito le foto delle varie vie e degli vari spazi che man mano andavano popolandosi, vista la disponibilità dei proprietari. E quindi c'è stata appunto questa volontà di cercare queste foto, ma anche un compito lungo e complesso di sceglierlo. Dopodiché, come vedrete, se avete la voglia e il tempo di passeggiare fra le vetrine, ogni vetrina è diversa per dimensione, è diversa per materiale. Alcune sono di vetro con vetrofanie, altre sono delle saracinesche e abbiamo messo dei forex, altre sono stati coperti con dei teli, quindi anche questo, scegliere le dimensioni e scegliere i materiali è stato un ulteriore passaggio complicato. E infine poi tutta la fase di installazione, purtroppo il tempo non ha aiutato e questa è la ragione per cui di tutto il percorso ancora 5 vetrine non sono state sistemate, alcune per problemi proprio tecnici di installazione, anche perché il proprietario era fuori. Quindi diciamo nell'arco di una settimana però tutte le 108, mi sembra di ricordare, foto saranno al loro posto. Quindi insomma capite come una foto, una mostra di 108 foto, tutta sparsa per il centro, anche molto distribuita. Poi guardando sulla mappa potrete vedere dove sono tutti questi spazi, è stata molto impegnativa. Chiudo ripetendo quello che diceva la sindaca, cioè non è che adesso questa mostra la inauguriamo oggi, rimane per qualche giorno e poi finisce. Noi speriamo innanzitutto che alcune vetrine dove adesso ci sono queste vetrofanie tornino ad ospitare attività commerciali, però auspichiamo nello stesso tempo che quelli che ancora non hanno
aderito, nell'arco dei prossimi giorni, delle prossime settimane, ci facciano una telefonata in assessorato, una mail, ci contattino direttamente e ci dicono: questo progetto ci piace, e finché il nostro negozio non tornerà ad essere vivo, affittato e a offrire servizi e beni alla collettività, lo mettiamo in gioco per questo progetto. Quindi alcune si chiuderanno, altre si aggiungeranno in un percorso dinamico però di riscoperta e di vita della città. Quindi questo è un po' il messaggio che abbiamo voluto mandare, un messaggio economico, un messaggio culturale e un messaggio sociale, perché crediamo che questo sia un elemento chiave per riuscire a realizzare tutto ciò che nei prossimi 5 anni speriamo di fare. Quindi grazie e procediamo, penso, all'atto formale. Pronti? Giulia, tiro? Sicuro, eh? Uno. Ti date la mano? Vai, uno, due, tre. Vale, ma addirittura col destro, cioè, ma sei fatto?